ci troviamo nella zona dove dovrebbe, dopo la modifica, dovrebbe sorgere l'impianto di pompaggio del gas. Siamo formati un gruppo di cittadini sotto il nome quelli degli striscioni, come avete visto giù all'inizio del terreno. E niente, siamo preoccupati per il forte impatto ovviamente negativo di questo rigassificatore, sia a terra che a mare, terra per la sicurezza per i cittadini e tutto, perché siamo vicino ai centri abitati dove ci sono, sorgono scuole, asili, centri sportivi, stadi e tutto un po'. Sia in questo nuovo sito sia anche nel precedente sito non cambia niente. Poi siamo anche preoccupati, e qui ci batteremo per non fare arrivare la nave, perché siamo preoccupati del nostro mare. Verrebbe insediato proprio nel cuore di un'area marina protetta dove c'è il santuario dei cetacei, e se andiamo a vedere le direttive europee vietano ogni qualsiasi installazione industriale, navi e quanto si possa poi mettere, ecco, voglio dire. Siamo preoccupati per il nostro mare, come dicevo, perché dopo tanti anni di sacrifici le vecchie e le nuove amministrazioni stanno battendo per avere sempre le bandiere blu. Ricordo che la nostra regione è forse la regione che ha più bandiere blu, però questo non è venuto per caso, non è che il mare oggi domani ha deciso di essere pulito, sono stati fatti sacrifici, sono stati spesi dei soldi per fare depuratori e quant'altro, per riuscire ad avere un mare pulito. I cetacei lo confermano, perché se no non vivrebbero in zone inquinate, perché non avrebbero di che nutrirsi. Quindi sono tanti fattori, e poi oltretutto la nave è altamente inquinante, perché dovrebbe usare delle sostanze per la lavorazione di questo gas, comunque getterebbe in mare non litri, neanche centinaia di litri, ma tonnellate all'anno. Se noi poi lo moltiplichiamo per 25-30 anni, come dicono, non andiamo proprio per niente nel verso giusto, nelle direttive che ci imporranno poi all'Unione Europea. Il Comune aveva presentato le proprie osservazioni contrarie sul posizionamento in località Gagliardi. Poi ora invece è arrivata la nuova decisione di SNAM per il posizionamento qua a Casina. 15 giorni però per decidere, per inviare le proprie osservazioni sono pochi, no? Perché la documentazione è molto ampia. Se dovrà mettersi di nuovo all'opera i tecnici del Comune per fare tutte le osservazioni del caso. Ma comunque il sindaco ha avuto una polemica da parte del nostro, togliamolo, mettiamo presidente della regione, dicendogli che lui alla richiesta di indicare un terreno per mettere il rigassificatore ha risposto che noi non lo vogliamo e lui non indica nessuna zona. È stato accusato di lavarsi le mani, una sorta di Ponzio Pilato. Invece la posizione del nostro sindaco, che è sempre stato dall'inizio della faccenda un esempio e ha trainato anche tutti gli altri sindaci di una buona parte della provincia di Savona verso questa posizione, ha sempre dichiarato che noi non lo vogliamo per il forte impatto sul territorio. Poi basta pensare che il nostro territorio è stato per anni stuprato da insediamenti. Vede qua alla nostra sinistra che c'è la Sarpo, che non è proprio una fabbrica che produce acqua minerale, ecco, è una fabbrica che tratta olio combustibile, ecco, voglio dire. Da questo lato, neanche in linea d'aria di 100 metri, ci mettiamo un'altra bomba, così abbiamo finito di vivere la nostra vita sempre una preoccupazione.